5 milioni mi ha truffato quel delinquente, quel figlio di un cane. Eh sì, una truffa in piena regola. Ma come ha fatto a caderci? Ma come ho fatto a caderci? Ho telefonato al 110 e mi ha dato quei risultati lì. Ma pensi che all'aeroporto c'era uno che voleva comprare lui la schedina? Beh, naturale, ma quello era il compare. Stavano lì in attesa di un tipo da truffare, uno con la faccia da scemo. Mi scusi. Ciao, Nico. Buonasera. Buonasera. Ti ho fatto chiamare perché questo signore, il signor Baruffaldi, è stato truffato col sistema della schedina. Tiè, guarda un po' qua. E dove è successo? All'aeroporto, io ero lì e questo aveva una faccia talmente onesta, piangeva. C'aveva la faccia onesta? Piangeva perché 2 anni in Australia. Lo sai chi è quello? È coso, Bertarelli Franco, detto Venticello. Lo chiamano Venticello perché scureggia sempre, è pelle corta, basta di chiudere occhi. Lo conosci? Lo conosco, sì. Abbiamo fatto il tic per 2 anni. Ma cosa l'è il tic? Il tic è una sola. È una truffa che si fa da un negoziante con 10 sacchi. Tra socio e compare. Questo è un ufficio di polizia o l'anonima balordi? Quanto gli ha solato? Suolato? Cosa vuol dire? Assolato, fregato, rubato. Quanto? 5 milioni. Ma scusi, ma lei sembra che abbia dell'ammirazione per questo qui? Beh, ammirazione in un certo senso dal punto di vista... cioè, come potrei dire? Da paraculaggine, sì, l'ammiro. Poi, da poliziotto, so cavoli mia che devo andare a beccare, prendi i soldi sua e riportagli a lei, no? Anzi, ci vado subito, Ma dov'è che va? Quello mi ha detto che partiva per Sine, in Australia. Hai capito, Nico? Gli ha raccontato la storiella che conosci pure te. In Australia, a Sydney. Australia, sì. Lo sai che lei è proprio un tarocco? Tarocco? Che roba l'è? È come il cane di Mustafà. Il cane di Mustafà? Chi è? Il cane di Mustafà era quello che c'aveva nel culo e diceva che stava scoprendo.